bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, con to come, un pochettino macchinoso ragazzi. I requisiti saranno questa posizione come metodo di scambio ragazzi. Tutte e due dobbiamo possedere il come con all'interno il deposito veicoli. Poi dobbiamo avere questa attività che vi lascio in descrizione per tutte le piattaforme tranne PC. Poi ragazzi, a questo punto il veicolo da sacrificare dove vi pare, e invece il nostro amico dovrà solo darci il veicolo. Ragazzi, con questo GIF, con questo come to come, chiamato come volete, potete passarvi anche gli aerei. Quindi dovremo andare a spostare quest'auto ragazzi, e dovremo mettere le ruote posteriori del come al posto dell'auto. Quindi l'auto è al quarto posto, è parcheggiata al quarto posto, e noi dovremmo mettere le ruote al quarto posto. Io mentre stavo clippando ho sbagliato ragazzi e ho messo le ruote più avanti, quindi vi faccio vedere cosa succederà. Non è un problema, possiamo sempre risolvere. Quindi una volta che abbiamo fatto ciò raga, dovremmo chiamarci il nostro veicolo da sacrificare. Siccome io non avevo LG, non avevo voglia di comprarle raga, sacrificherò una Issy. Una volta che avete chiamato il veicolo da sacrificare, lo portate all'interno del vostro com ragazzi. Una volta che siete entrati nel com, uscite dal com, e quando sarete fuori dal com raga, vi mettete davanti al vostro com. Sembrano sciogli lingua sto glitch ragazzi. Facciamo venire il nostro amico qui davanti e lo facciamo salire sulla Issy. In questo caso raga è la Issy, potrebbe essere anche la LG, qualsiasi veicolo volete sacrificare. Ora noi dovremo richiamarci o lo Sparrow, che io ve lo sconsiglio, perché appunto poi vedrete perché ve lo sconsiglio. Anzi, vi consiglio di diventare CEO ragazzi e chiamarvi il Buzzard, perché è molto più resistente. A questo punto dobbiamo recarci al casino. E come potete vedere, una volta che sono arrivato ho rotto lo Sparrow. Quindi una volta che siamo qua dal casino ragazzi, andiamo per entrare e saliamo all'attico di lusso. Una volta che siamo all'attico di lusso raga, semplicemente dobbiamo fare una cosa. Va anche su old gen, io l'ho clippato su old gen, quindi non c'è nessun problema. Facciamo menu di pausa, aggiungiamo tra gli amici Anawak ragazzi. Una volta che abbiamo trovato Anawak, ce l'abbiamo tra gli amici, andiamo su amici, andiamo su Anawak ragazzi e facciamo guarda giocatore. Accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo, che deve essere quello della mira differente. Se come secondo vi arriva quello del CEO, accetterete anche il secondo e rifiuterete il terzo ragazzi. A questo punto dovete mettervi in questo angolo, anche se su play l'attività non è messa nello stesso punto, dovete mettervi in questo punto per far funzionare il glitch. Quindi andate su Music Locker, cliccate una volta A o X se giocate la play e spammate subito dopo freccia destra. Se volate sotto mappa vi siete buggati ragazzi. Se invece non succede questo, andate a Music Locker, regà, uscite dal casino, vi uccidete e tornate all'interno e ci riprovate. Ma è facilissimo, è quasi impossibile sbagliare. A questo punto cosa succede ragazzi? Se chiamate lo Sparrow e lo rompete, non potete richiamarlo. Quindi per quello vi ho detto, prendetevi un Buzzard, diventate CEO e state attenti. Quindi io ruberò una macchina del civile ragazzi e andrò per forza là con la macchina del civile, perché se richiamo un veicolo personale sminchiamo tutto. Una volta arrivati raga, gli diciamo al nostro amico di scendere dal veicolo. Quando il nostro amico scenderà dal veicolo, noi saliremo all'interno della nostra Issy. A questo punto, una volta che siamo sulla Issy ragazzi, dovremo dare un colpetto al com per far sbaggare praticamente la macchina che è sotto. Può capitare raga, come è successo a me, che siccome il mio amico era lì vicino, non si sono aggiornate le texture e quindi non c'è la macchina ancora. Cosa dobbiamo fare? Saliamo tutte e due sulla Issy e ci allontaniamo. Poi ritorniamo ragazzi e ci sarà la macchina sotto al com. Come potete vedere la macchina ora c'è, ma ragazzi questo non è il metodo giusto. La macchina così non va bene.
Quindi cosa dobbiamo fare, ragazzi? Ci allontaniamo un po' con la ISI, andiamo sul COM, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo sul COM, dobbiamo mettere il COM con le ruote nella posizione giusta. Mandiamo un pochettino indietro la macchina bruciata e una volta che siamo sicuri che le ruote sono nel quarto posto, ragazzi, come vi ho detto all'inizio del video, al centro del quarto posto, come sto facendo io in questo momento, semplicemente scendiamo dal COM, risaliamo, ragazzi, sulla ISI e ci allontaniamo per far aggiornare le texture. Quindi, raga, come potete vedere, quando ritorniamo c'è la macchina sotto il COM. Adesso ci diamo un colpetto per sbuggarla, ragazzi, guardate bene. Una volta che ci do un colpetto, ovviamente faccio scendere prima il mio amico, ragazzi, perché lui deve stare a piedi davanti al suo COM. Ci diamo un colpetto, si sbugga, ragazzi, e dobbiamo far sì che compaia il cerchietto azzurro. Quindi ci diamo due colpi, due, tre, quattro colpi, ragazzi, in modo tale da mettere la macchina nera bruciata al centro delle due ruote, ragazzi. Vedete che non è al centro, è un po' spostata verso quella più indietro. Noi dobbiamo mettere la macchina precisamente al centro. Una volta che abbiamo messo la macchina precisamente al centro, ragazzi, ci darà la possibilità di schiacciare freccia destra perché ci comparirà il pallino blu. Regà, mi sto prolungando, come potete vedere, proprio per spiegarvelo bene, perché non è facile così come sembra. Quindi a questo punto schiacciate freccia destra e come potete vedere despawnerà l'auto sotto al COM. Quindi saliamo sul veicolo che vogliamo prendere, ragazzi. Vi fate dare i permessi se non li avete, perché a me non mi facevano salire. No, scherzo, sto facendo tutto da solo e non avevo i permessi attivi. Comunque a questo punto, ragazzi, il nostro amico dovrà entrare nel suo COM e fare entra da solo, ragazzi, fondamentale, se no si sminchia il glitch. E una volta che è all'interno del COM, ci dovrà invitare dal menu interazione. Quindi dovrà aprire il menu interazione, invita nel centro operativo mobile. A noi ci arriverà questa notifica, ragazzi, l'accetteremo e sbadabam, avremo preso il veicolo. Quindi, ragazzi, chiudete il gioco oppure staccate la connessione. A quel punto riavviate GTA. E quando, raga, respawnerete in sessione dopo aver riavviato, chiamerete il veicolo che sta nel COM e sbadabam, avremo il veicolo del nostro amico. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video altrove e alla prossima!